Video news di giovedì 8 settembre, i titoli. Nelle Marche in arrivo i vaccini anti SARS-CoV-2 aggiornati alla variante Omicron 1. Dal 15 settembre partiranno poi le somministrazioni. Teatro, musica e danza al Politeama di Tolentino per la nuova stagione con 14 eventi in programma tra settembre e dicembre. A Villa San Filippo, frazione del comune di Monte San Giusto, inizia la sperimentazione per il conferimento dei rifiuti con il nuovo Green Point. E nello sport, dal 23 al 29 settembre, nella vicina Perugia, che diventerà capitale europea dello sport per tutti e dello sport tradizionale. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento col nostro Video News. Sono in arrivo, come avete sentito, nei titoli di apertura anche nelle Marche le dosi vaccinali anti SARS-CoV-2 aggiornate alla variante Omicron. Dal 15 settembre prossimo un primo quantitativo potrà essere somministrato nelle diverse postazioni vaccinali della regione. Lo scorso 5 settembre, infatti, la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA ha approvato l'indicazione di utilizzo della formulazione bivalente dei vaccini a mRNA aggiornati ad Omicron 1, ossia Pfizer e Moderna, come dose di richiamo nei soggetti di età superiore ai 12 anni che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e Covid-19. Attraverso la circolare del Ministero della Salute si specifica che i vaccini sono raccomandati a chi deve ancora ricevere la seconda dose di richiamo, quindi la quarta dose, in base alle raccomandazioni già previste, persone con età superiore ai 60 anni e soggetti fragili di qualunque età, ed inoltre anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La seconda dose booster può essere effettuata almeno 4 mesi dopo la somministrazione della precedente dose o in caso di infezione dalla guarigione. Inoltre la quarta dose è raccomandata per tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, ossia la terza, indipendentemente dal vaccino usato per il completamento del ciclo primario. Anche in questo caso la somministrazione potrà essere effettuata almeno dopo 120 giorni dal completamento del ciclo primario stesso o in caso di infezione dalla guarigione. I marchigiani potranno accedere alla somministrazione della terza o quarta dose booster di vaccino prenotandosi sul sito della regione o dal portale di Poste Italiane, dove potranno scegliere sede, giorno e fascia oraria della vaccinazione con le solite modalità. Un malore improvviso accusato in strada ha portato via questa mattina, a soli 46 anni, Claudio Gaetani, docente UniMC, saggista, critico cinematografico, regista ed attore. Gaetani, originario di Civitanova Marche, molto conosciuto in tutto il maceratese, in questi giorni si trovava a Londra perché protagonista di uno spettacolo. Era anche scrittore e presidente della sezione Ampi di Civitanova Marche. E proprio l'Ampi di Tolentino si stringe al dolore della famiglia di Claudio, nipote del comandante partigiano Pantanetti e figlio della professoressa Anita Pantanetti. Il rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato, a nome di tutta la comunità accademica e suo personale, esprime più sentito cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa di Claudio, docente di laboratorio di linguaggio cinematografico alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. «Ci ha lasciati troppo presto», commenta così il rettore. «Grande appassionato di cinema, ha collaborato per molti anni con il nostro Ateneo, proprio sui temi del linguaggio cinematografico, coinvolgendo con la sua passione tanti studenti che continueranno a custodire e far vivere i suoi insegnamenti». Anche l'Istituto Storico di Macerata si unisce incredulo e addolorato al cordoglio per la scomparsa di Gaetani, già presidente e al momento membro del consiglio direttivo, scrivono valido collaboratore, carissimo ed insostituibile amico di tutti noi.
Novità nella stagione del Politeama di Tolentino, da settembre a dicembre, con progetti dedicati all'inclusività e ai giovani, con la possibilità per le associazioni di famiglie con figli diversamente abili di vivere insieme l'emozione dello spettacolo dal vivo. Maggiori dettagli nel nostro primo servizio di quest'oggi. Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Politeama di Tolentino da settembre fino a dicembre 2022, con un'offerta ampia e variegata di ben 13 appuntamenti tra musica, teatro e danza. Al Politeama un autunno spettacolare, perché ricominciamo con gli spettacoli e con tutte le attività del Politeama, con grande piacere. Ci sono due novità importanti che avremo qui al Politeama. Una riguarda le persone con disabilità, perché vorremmo invitare agli spettacoli gratuitamente queste persone con i loro familiari o con i loro accompagnatori abituali a vivere un'emozione a teatro. L'altra nuova attività è la Frank Art Studenti, per avvicinare sempre di più il mondo giovanile alle arti performanti, quindi alla musica, alla danza, al teatro. Consegneremo a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio una Frank Art Studenti specifica, con già un credito omaggio all'interno, che darà la possibilità di venire agli spettacoli a un prezzo ridottissimo. Tutto questo grazie all'apporto di una importante azienda come Simonelli Group, che ha abbracciato queste nostre idee e che porterà avanti, diciamo così, con noi queste attività. Questa collaborazione è particolarmente importante per noi, perché si colloca all'interno di progetti di sostenibilità che vogliamo portare avanti nel territorio, perché crediamo che valorizzando e rafforzando il legame tra la nostra azienda ed il territorio riusciamo a creare anche le condizioni per creare il futuro della nostra azienda, che dovrà comunque sempre e comunque essere radicata in questo territorio. Abbiamo principi che ci ispirano in questo, che sono l'inclusività, i giovani e le pari opportunità, ed è esattamente questi principi che ci hanno ispirato nella collaborazione con il Politeama Piceno, che va ad aggiungersi ad altre attività che facciamo già su Tolentino, decennale quella nel basket, molto recente quella con il tennis, ma questa riguarda la cultura. La cultura è un elemento per noi molto importante, perché sulla cultura basiamo anche la competitività della nostra azienda. E oggi sono qui al Politeama e alla nuova stagione del Politeama insieme al presidente Moschini, che ci ha dato questa possibilità, questa meravigliosa possibilità, e c'è la presentazione del cartellone per far capire come la cultura a Tolentino può essere fatta in diverse modalità, in diversi luoghi e in diversi livelli. Speriamo che le persone vengano a vedere ciò che abbiamo da proporre, che sono di levatura. La stagione prevede quattro concerti jazz con nomi anche internazionali come Johnny O'Neill, ma nomi importanti dell'Italia jazzistica, Ella De Bandini, Nico Gori e poi tanti altri. Avremo poi una grande orchestra, la Big Orchestra di Marco Postacchini, con una cantante, e poi avremo degli spettacoli teatrali con nomi come Giovanni Moschella, Max Paiella, con titoli anche divertenti, importanti, ma che non si vedono normalmente nei circuiti teatrali. Completano poi il programma la danza, con due spettacoli, uno del Balletto di Parma e l'altro di una compagnia molto giovane che si chiama Grooving Brothers, e i concerti classici del Master Piano Festival più, anche con pianiste di livello internazionale come l'ucraina Galina Kuzashenko e la danese Elisabeth Nielsen. Le Marche sono state protagoniste della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel corso di un incontro sono state illustrate le novità per il settore dell'audiovisivo. Insieme al produttore cinematografico Eugenio Straffi, talento marchigiano riconosciuto nel mondo, la regione sta progettando la creazione di un'Accademia del Cinema per formare professionisti del settore, con sede a Villa Buonaccorsi.
Mi sono reso conto, ha commentato e raccontato Straffi, che mancava l'animazione industriale e siamo partiti in pochi. Volendo crescere abbiamo creato uno studio di animazione a Roma e da lì anche la Rainbow Academy per la formazione degli animatori. Dopodiché si è arrivati all'Accademia Poliarte, che è stata acquisita da Rainbow e che da qui a 10 anni speriamo possa dar vita ad un grande campus di formazione delle Marche per l'audiovisivo e gli effetti speciali. Sarei felice, ha invece commentato lo scenografo nato a Macerata, Dante Ferretti, di portare delle produzioni nelle Marche. Sogno di lavorare nella mia terra e spero di aver presto dei progetti da presentare. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Maceratese Arena Sferisterio si è riunito martedì scorso, affrontando i vari punti all'ordine del giorno in un clima di costruttivo confronto dialettico. I consiglieri hanno intessuto un'articolata riflessione sulla figura del sovrintendente, che sarà chiamato a guidare l'associazione nel prossimo futuro. Di qui la necessità di selezionare al più presto un professionista che abbia le migliori competenze. Il CDA ha deliberato all'unanimità di indire una manifestazione di interesse pubblico, tenuto conto che la legge non permette l'affidamento di incarichi diretti o il rinnovo di proroghe. L'Università di Macerata partecipa alla conferenza internazionale sulle migrazioni in corso in questi giorni a Rabat, in Marocco, fino a sabato prossimo. Si tratta del principale meeting scientifico di portata globale sulla materia che negli ultimi 10 anni ha riunito migliaia di studiosi. La conferenza coinvolge ricercatori di tutte le aree delle scienze sociali, focalizzando temi come il lavoro, l'integrazione, l'asilo, le politiche di ingresso, le prospettive e gli strumenti culturali. I dibattiti e gli studi più importanti ospiteranno circa 400 esperti di università, organizzazioni di ricerca indipendenti, governi, ONG e media, provenienti da tutto il mondo, dall'Australia al Canada, dalla Cina al Marocco, dal Brasile al Giappone, dal Sudafrica alla Norvegia. E l'Università di Macerata presenterà il progetto europeo CLIMOV, un acronimo per indicare il tema della migrazione climatica di genere e le vie socio-giuridiche innovative dell'Unione Europea. La professoressa Susana Borras presenterà i progressi compiuti nell'ambito della ricerca, che mira ad analizzare le vie legali di protezione per le donne migranti che fuggono dagli effetti del cambiamento climatico e che si trovano ad affrontare situazioni di vulnerabilità a causa di discriminazioni basate sul genere che le rendono meno resilienti. Partirà il prossimo 12 settembre nella frazione di Villa San Filippo del comune di Monte San Giusto il nuovo servizio sperimentale per il conferimento dei rifiuti con il Green Point. Maggiori informazioni al riguardo nel nostro prossimo servizio. Nel corso di una conferenza stampa, il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, il presidente facente funzione del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, il direttore del Cosmari, Brigitte Pellei, e l'assessore all'ambiente del comune di Monte San Giusto, Claudia Re, hanno illustrato oggi le novità che interesseranno la raccolta differenziata porta a porta nella frazione di Villa San Filippo. A partire da lunedì 12 settembre saranno operative le isole ecologiche, il cui funzionamento è molto facile. Per accedere è necessario avere la nuova tessera che va ritirata nel comune. Vi forniamo alcune utili informazioni per l'utilizzo del Green Point. Innanzitutto ricordate di portare sempre con voi la vostra tesserina personale, che vi dà la possibilità di sbloccare il sistema per conferire i vostri rifiuti. La seconda operazione da fare è quella di, attraverso questi bottoni, scegliere la tipologia di rifiuto da conferire, quindi o l'organico, quindi gli scarti di cibo, pannolini, pannoloni o assorbenti igienici per signora, il vetro, gli sfalci. Quindi sarà mio compito quello di avvicinare in questa maniera la tesserina al sistema. Vedete, si è accesa la luce verde. Facciamo un esempio pratico. Se io ad esempio devo buttare il rifiuto organico, gli scarti di cibo, il rifiuto umido, premerò questo tasto, avvicino la mia tesserina come ho già fatto prima
attendo il segnale verde e poi mi sposto davanti al contenitore. Qui io andrò a premere questo tasto che mi dà la possibilità di vedere quali dei due contenitori si sblocca. Attendo qualche secondo e in questo caso si è sbloccato con la luce rossa quello alla mia sinistra e quindi andrò ad aprire e conferire. Se invece si era accesa la luce verde, ovviamente avrei aperto questo altro contenitore. Un progetto importante per Monte San Giusto, finalmente siamo arrivati, il 12 settembre partiamo. E come già detto in precedenza, confido nella collaborazione di tutti i sangiustesi, come è stato fatto in questi anni, perché è un progetto importante, ma se teniamo al nostro paese, se teniamo all'ambiente, ognuno dobbiamo fare la nostra parte. Quindi la massima collaborazione da parte di tutti per avere un servizio ancora migliore per il nostro territorio. I cittadini potranno avere maggiori informazioni sul posizionamento e sul funzionamento dei Green Point anche scaricando o visionando il video appositamente realizzato e consultabile sul sito istituzionale del Comune o anche su quello del Cosmarin. Dopo il successo della scorsa settimana, per domani 9 settembre alle ore 21, la Proloco di San Severino propone un nuovo tour alla scoperta del mare che il Museo dell'Arte Recuperata. L'esposizione, visitabile a Palazzo Vescovile, accoglie le opere delle chiese di tutta l'arcidiocesi salvate dopo il sisma del 2016, tra cui la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro e la statua lignea della Madonna di Macereto. Per prendere parte alla visita guidata con guida accreditata occorrerà prenotarsi in Proloco chiamando il numero 0733 638414 oppure inviare una mail a proloco.ssm@gmail.com perché i posti sono limitati, il costo della visita è di soli 5 euro. L'Elmo Misterioso, storia di un guerriero, è un evento diffuso e multidisciplinare realizzato nell'ambito di Marche Storie, in cui si articolano uno spettacolo evento, conferenze, mostre, concerti ed esperienze interattive per i più piccoli. In programma da domani, venerdì 9 fino a domenica 11 settembre a San Ginesio, sarà l'occasione per raccontare una storia mai narrata prima, un elmo ed altri misteriosi reperti di un corredo funebre unici nel loro genere, che testimoniano il passaggio dei Galli Senoni sul territorio ginesino nel IV secolo a.C. Il musicista, cantastorie ed antropologo Daniele Mutino si è impegnato in un minuzioso lavoro di ricerca sul territorio, supportato dall'Associazione Tradizioni Sanginesine. Il risultato è un evento spettacolo scritto ad hoc in cui si intrecciano musica dal vivo e narrazione, fantasia, miti e dati storici. Interpretato dallo stesso Mutino, accompagnato dai musici della storia cantata, lo spettacolo sarà replicato venerdì e sabato nella cornice del chiostro di Sant'Agostino e domenica in Piazza Gentili, sempre con inizio alle ore 21:30. Il Ponte del Diavolo di Tolentino torna a vestirsi a festa grazie all'associazione I Ponti del Diavolo, presieduta da Carla Passacantando, con la nuova edizione della manifestazione sul Ponte del Diavolo tra storia e leggenda, che partirà già sabato 10 settembre con il premio al cittadino tolentinate dell'anno. Ma scopriamo di più nell'intervista realizzata da Luca Romagnoli. Carla Passacantando è la presidente dell'Associazione dei Ponti del Diavolo che organizza sia la rievocazione che la manifestazione Il Cittadino dell'Anno. Quest'anno si ritorna dopo la pausa dovuta al Covid, nuovi appuntamenti e si lavora già alla prossima edizione. Sì, allora riproponiamo la cerimonia Il Cittadino dell'Anno. Abbiamo bloccato questo evento per il 2020 per l'emergenza Covid e poi l'anno scorso l'abbiamo riproposto e continuiamo anche quest'anno. È un modo, con questa iniziativa, di ringraziare coloro che hanno fatto molto per la città di Tolentino. Ma oltre questo, quest'anno, quindi, dopo due anni quindi di fermo per causa sempre Covid, riproponiamo la rievocazione sul Ponte del Diavolo. Quindi il 17 settembre alle 21 ritorneremo con il corteo che partirà da Piazza Don Bosco per poi arrivare in Piazza della Libertà per uno spettacolo in vino al Ponte del Diavolo, dove ci sarà la rievocazione della leggenda, momenti di storia del 1200. Ma anche quest'anno è una rievocazione versione ridotta, sempre per questa motivazione. Comunque già stiamo lavorando per il prossimo anno
quest'anno per portare nuove iniziative e quindi riporteremo anche i gemellaggi tra i ponti bloccati per sempre per questa emergenza Covid. Ricordiamo che oltre al cittadino dell'anno verranno assegnate anche menzioni speciali a sportivi, a personaggi che comunque si sono distinti nel loro ambito di interesse. Sì, quindi oltre al premio cittadino dell'anno 2022 ci sono anche delle menzioni e questa è un'iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune Tolentino, quindi premieremo persone che hanno portato il nome della città di Tolentino fuori, quindi anche a livello nazionale, che rappresentano determinati settori tra la cultura, lo sport ed altri. Verrà premiato? Allora, possiamo dirlo, sì, per quest'anno il premio Ponte del Diavolo Cittadino Tolentinante dell'anno andrà al dottor Arnaldo Marcelletti, un centenario a cui dobbiamo molto. Questo senza dubbio. E inoltre ospite speciale ci sarà un attore nella serata, come vuole la tradizione, della rievocazione storica. Sì, avremo l'attore che leggerà la leggenda, quindi con il gruppo storico, che è Luca Capuano, che arriva oltre al 100 vetrine, lui ha fatto anche altri film come Le Tre Rose di Eva. E durante la cerimonia per il conferimento del premio al cittadino tolentinate dell'anno verranno consegnate anche menzioni d'onore al Comitato di Tolentino della Croce Rossa Italiana e all'ex agente di commercio Arnaldo Staffolani per la consistente donazione a favore del Comitato CRI. Alla pittrice Maria Micozzi per aver portato il nome di Tolentino in Italia e non solo con le sue innumerevoli mostre personali. A Giulia Lanotte, campionessa italiana di tiro con l'arco categoria ragazzi. A Riccardo Canaletti, scrittore, per aver raccontato con le sue poesie la città di Tolentino nel post-sisma. Alla squadra femminile di atletica dell'Istituto Don Bosco per l'importante traguardo raggiunto ai campionati studenteschi nazionali. A Matteo e Alessandra Ballini, campioni italiani di danze caraibiche CIZ. E a Leonardo Pieroni, campione italiano di Small Group. A Riccardo Damiani, studente bagnino, per il puntuale intervento nel salvataggio di un bagnante, all'Associazione Tennis Tolentino, all'Antropos e alla Bocciofila Tolentino, per aver attivato percorsi e progetti volti all'integrazione delle persone con disabilità. A Matteo Marinsalda per l'importante traguardo raggiunto ai campionati italiani di atletica leggera. A Mara Amico, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Lucatelli, e a Pierina Spurio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, per aver coinvolto gli alunni in progetti di educazione civica. Parteciperanno alla cerimonia di sabato prossimo anche il Liceo Coreutico di Tolentino e l'Istituto Musicale Vaccai della città, oltre alla Fashion Jam and Dance di Morrovalle. Entrano nel vivo le manifestazioni civili per San Nicola da Tolentino, in programma infatti fino al 9 settembre alle ore 18 e alle ore 21:15 in Centro Storico Ermetica, Festival delle Scienze Umane Sacro Profano, a cura dell'Associazione Zagreus. E da oggi fino all'11 settembre dalle ore 9 al nuovo Circolo Tennis e Torneo di Padel Open, circuito Regione Marche AC. Sabato 10 settembre verrà inaugurato invece a Visso il polo integrato Il Piano. Ospita servizi sanitari, attività economiche e produttive, centro di culto, sociali, aggregativi e culturali. Finanziato con i fondi della Protezione Civile e con gli SMS solidali, si sviluppa su un'area di circa 16.000 metri quadri con strutture finalizzate a garantire la continuità dei servizi e l'economia cittadina, compromessi dalla crisi sismica del 2016. Alla cerimonia, che inizierà a partire dalle ore 11, organizzata dal Comune, parteciperà anche il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Vediamo invece ora le previsioni meteo per la giornata di domani e dopo la pausa pubblicitaria le altre notizie sportive. Previsioni per venerdì 9 settembre. Cielo irregolarmente nuvoloso con diminuzione della copertura nel pomeriggio. Nelle prime ore della giornata isolati rovesci o temporali lungo la fascia costiera. Temperature in diminuzione nei valori minimi, venti moderati nelle zone altocollinari e montane, mare poco mosso.